Ok gente, rieccoci qui sempre su World of Warcraft con la nostra bella paladina a livello 112 e siamo sempre nella zona di Vol'Dun con la nostra bella catena di quest in cui dobbiamo accompagnare la carovana dei Vulpera. Siamo arrivati qua nella zona dei templi però e con un po' di quest che dovrebbero aiutarci a scoprire alcuni segreti che questi maledettissimi uomini serpente stanno custodendo. Ok? Nella fattispecie dobbiamo recuperare, vabbè, 8 reliquie dei custodi. Ah, devo uccidere i Setrak. Ok? E bisogna anche consegnare un paio di cosette di qua. Va bene, va bene. Ma si gode la sua espansione senza lasciare i livelli. Fatti solo le 5 quest principali, così dovessi farle tutte e le campagne delle zone prima del 120. Infatti è un po' la mia idea, in effetti. Ma sai che... Ah, il primo non è nel gioco? Beh, ma sarà mica il trailer quello di Battle for Azeroth proprio... No, non intendi quello. Se intendi quello l'ho visto, sicuramente. Ok, intanto mi vado a prendere queste belle reliquiette intanto. Dopodiché, se serve, vado a... beccarmi... tutti insieme un sacco di questi qua. Quei maledetti zandalari si stanno avvicinando, dobbiamo trovarla prima che lo facciano loro. Sovrintendente Nerzel. Devo ucciderlo per caso? Forse non ora. Ah, ancora. Sono sempre queste cose che porca miseria mi cadono sempre mi ci cade sempre l'occhio sopra. Invece non le posso prendere. Allora, queste qua secondo me quella non riusciamo a prenderla senza aggrare qualcuno. Quindi tanto vale, tanto vale fare così secondo me. Ah no, invece sì. Bene, si è spostato. Grande. Il salito non l'ho perso anch'io mentre facevo il Demon Hunter. Vabbè, magari quello... No, quello non ha senso. Quello non ricomincia più in là. Effettivamente. Dai, 7 su 8. Oh, ce n'è un'altra lì dentro. Vabbè, questi me li aggro per forza. Tanto vale che prendo anche lui. Vieni qua. Venite tutti qui. Tutti qua vicino a papà. Anzi, vicino a mamma. Benissimo. Ed ecco l'ultima reliquia. Perfetto. Adesso devo solo uccidere i Setrak. Ciao McJordy e ciao Manu. Ben arrivati. Vedi, devi guardare la cinematica di fine Legion e più filmato in CGI di BFA. Vabbè, li recupererò, ragazzi. Oltretutto, per l'ennesima volta, sta andando avanti da settimane questa cosa, mi devo ricordare di installare l'addon quello per i tank. Vabbè che non ho in mente di andare tanto in dungeon qui a Battle for Azeroth, ragazzi, perché non me la sento, non li conosco affatto i dungeon, perciò non mi sento sicuro. Perfetto, sono riuscito a beccarli tutti. Grande. Perfetto, perfettissimo. Di qua. Esatto. La mia morte sarà 5 vendicata. 5 missioni giornaliere completate. Ma cosa? Oltretutto, guardate, con Vorgrim c'ho l'achievement delle 1000. E se ben mi ricordo ero piuttosto vicino alle 2000 all'epoca. I farming di reputazione sono stati determinanti nel fare questo achievement, che ovviamente ancora non è finito. Comunque ne devo uccidere ancora 4. Non pensavo che li sarei dovuti andare a cercare. Pensavo sarebbero stati un po' più concentrati qui. L'alba del nostro impero. Oh, però davvero? Guarda, ho ripulito la zona, ma com'è? Ah!
Ossessione per i soldi. Ah, depreda 10.000 monete d'oro. Ah no, vabbè, ossessione per i soldi sarà quella tipo di primo livello. Le altre le fate tutte con il main, ragazzi, è per questo che le vedete già, diciamo, attive. Cos'è questo? La città cadde. Nulla rimase al termine dello scontro tra Setralis e Mithrax. Il nostro Loa sacrificò la sua vita per tenerci al sicuro e non lasceremo che il suo gesto sia stato invano. Ok. Chris, ma alla fine ti hanno aggiornato su quello che è successo prima dell'attacco di Lordaeron? E mica lo so. Cioè, o meglio, qualcosa mi hanno detto, non so se è tutto. Ciao Marco Giordano. Sì, però Simone, voglio vedere le reaction. Sparategli 5 minuti prima della fine. Beh, allora, ragazzi, potremmo pensare di farlo nella sera dei iscritti, effettivamente. Oppure staccate le puntate, magari ci mettiamo 5, ma in effetti si potrebbe pure pensare di fare. Vabbè, comunque, non badiamoci ora più di tanto. E se se però l'ultima quest del dungeon sì, vabbè, se l'ultima quest della zona si chiude in un dungeon, ecco, quello magari passo giusto un attimino a vedere nella guida com'è fatto e magari quello lo facciamo, insomma, dai, se ha veramente senso farlo dal punto di vista del cammino che facciamo. Oltretutto ci darà delle cose fighe, immagino. Ok, abbiamo fatto quello che dovevamo. Il motivo per cui i Night Elf sono incazzati con l'Orda? Cioè, allora, so cosa è successo. Ho dato fuoco a Teldrassil, vero? Però non ho visto il filmato di quello. Cioè, so cosa è successo, ma non l'ho visto. Ti serve qualcosa? Ah, perfetto. Il potere della nostalgia è affascinante. Queste reliquie avranno un grande valore sentimentale, ma anche quello monetario non sarà male. Amre. Ehi là. Un fatto così, chissà come saranno furiosi, è davvero divertente. Ah, e questo pure? Potere della sovrintendente. La sovrintendente Nerzet è molto crudele, fin troppo facile da provocare. Si arrabbia sempre quando le cose vengono perse, spostate o cambiate. Io e la mia ciurma non ce la stiamo passando proprio bene, ma il fatto che tu sia riuscita a far funzionare il dispositivo è certamente positivo. Sarà più facile per noi finire il lavoro senza di lei in mezzo ai piedi. Magari, già che ci sei, prendi anche quella pietra del potere che si porta sempre appresso. Potrebbe dimostrarsi utile. Prenditi cura di te, nessun altro lo farà. Va bene, mi sa tanto che dobbiamo andare a uccidere un personaggio in particolare. Sì, a livello di storia chiudo ogni zona, purtroppo stasera ho raid di Gilda, quindi non posso aiutare. Figurati, figurati, ma va benissimo. Attenzione, cosa c'è qua? Madre della stirpe Scaglialama. Però qui io non la vedo. E forse prendiamo pure un piccolo tesoro qui. Potrebbe essere. Ah, intanto, vabbè, intanto uccidiamo la sovrintendente. La chiave è nostra. Gli altri custodi hanno fallito. Per il volere di Fortek, io non lo farò. Che il deserto Bam. Prenda la tua anima. Schiggia da Zerite. Ok, e forse qua dentro c'è qualcosa di interessante però. Sì. Cosa abbiamo qui? Cassa del tesoro. Risorse di guerra. Io ancora devo capire come si usano però queste. Cioè, immagino che sia una cosa simile a quella... immagino sia una cosa simile a quella di Warlords of Draenor e di Legion, cioè che ci sono i seguaci da mandare in missione, c'è la tavolozza con le missioni da fare, da completare, eccetera. Se è così però conviene sbloccarla presto. È riuscita a porre fine al suo dominio. Stavo pensando di vendere questa pietra, dovrebbe fruttare un bel po' di soldi. Ma dopo quello che ci hai mostrato, oggi, forse sarebbe più saggio tenerla e sfruttarla per i nostri scopi. Onorato con la fazione Voldunai. Ho guadagnato pure 75 potere artefatto. Molto bene.
Poi mi avete detto, ragazzi, che cioè, il livello del potere degli dell'artefatto è. Cioè. Le vostre terre è veramente. Saranno le prossime a cadere. Aspetta un attimo, mi lancio di sotto. Esatto. Speriamo non mi insegua. E adesso a quanto ho a livello 2 potere dell'artefatto è. Qualcosa mi dice che. Sarà lunga la questione. Sì, campagna di guerra puoi farla già ora, preferibilmente al 119 come chiusura. Sì, comunque è quella cosa che si assimila a Legion. Ok. Ok. Ah, te lo spiegheranno a fine Vault 1 quando ritornerai a Zul'Zadar. Ok, ok. Però quasi quasi, ragazzi. Quando c'è la possibilità di volare, io mi sa che là ci torno. Perché questo genere di campagne di guerra, poi, ci vuole tempo per fare le missioni. Perciò conviene cominciare il prima possibile, secondo me. Vabbè, comunque, Gold, intanto che ci ha trascinati in questa, questa pietra, ne ho vista una simile una volta. La mia ricompensa sarà decisamente gli stivalacci. Yes! Ah, una città colma di segreti. Siamo a più di metà della catena di quest. Bene, ne mancano 3 punti. Credo che sia una delle chiavi dei custodi. Solo Vorrick potrebbe dircelo con certezza. Dobbiamo raggiungere il tempio immediatamente. Il mio pterodattilo può condurci lì non appena sei pronta, ma dobbiamo facciamo fare in fretta. Ciò che dobbiamo. Poi, in cerca di rifugio. Salva Gumba. Devo tornare all'arena. Razgaji vorrà sapere che cosa è successo. Se cerchi riparo lo troverai all'avamposto acca vicino. Dirò al capo che stai arrivando. Sta a corto, Crystal. Va bene. Va bene, sto a corto. Il nostro tempio è l'ultima difesa contro i senza fede. Molto tempo fa vivevamo uniti, come il nostro Loa avrebbe voluto. Dal tradimento di Kortek, i senza fede hanno portato la guerra in queste terre. Lui li guida in combattimento, in cerca delle chiavi per abbattere la barriera che circonda Tulaman e usare ciò che vi è nascosto all'interno per conquistare tutta Zul'Dazar. Faremo tutto il possibile per fermarlo. Serric, per fortuna sei tornato. I senza fede hanno preso Vorrick. Ok. Va sei bene. Qui per aiutare. Non possiamo lasciare che senza fede prendano questo tempio. Aspetta, ma se fermi tutti, fermi tutti. Non ho. No, aspetta. Non ho preso il punto di volo, mannaggia a me. Aspetta un attimo. Vediamo. Qui ce n'è un altro di punto di volo. Magari sono fortunato e l'ho preso per cavoli miei e la guida però non me l'ha contato. Che sennò bisogna rifare un altro viaggetto, ragazzi. I punti di volo sono importantissimi. E oltretutto è la zona... Ecco, no. No. Ho sbagliato un'altra... Oh, ho fatto lo stesso errore che feci quando saltai le quest qui, eh. Miseriaccia ladra. Va bene, dai, senti, facciamo le cose per bene. Voliamo. Anzi, con l'occasione quasi quasi... Sarebbe da tornare a Zandalar. Sarebbe da tornare a... da Zaralor qua, cioè questa zona qui. A Zul'Dazar vicino al porto per 50-60 gold ti vendono una cartina che ti sblocca tutti i punti di volo su Zandalar e Kul'Tiras. Però immagino che... Però immagino che devi essere 120. No? Ciao Lilcre! Ben arrivato! No? Non devo essere 120, davvero? Beh, se non devo essere 120... Che figata! Allora va benissimo. Mo' ci andiamo a vedere. Dai, sono quasi convinto che valga la pena tentare, ragazzi. Cioè, che valga la pena tornare un attimino qua e... Ecco, vedi? Bottino di guerra, missione disponibile. Ecco qua. Guarda, cioè, è proprio qui. È già disponibile questa quest. Quindi, ragazzi, dai. Mo' ci ritorno. Perché secondo me vale proprio la pena. Nomina il Lord e io nominerò il...
carta, gran sigillo o il porto di Zandalar. Va bene, tanto c'è la cartina, c'è la quest del bottino di guerra. Facciamo questo. Adesso sei 112, non ricordo il livello massimo è 120. Certo, mo si avanza lentamente, Però va bene. Almeno a me col Demon Hunter era libero da subito. Molto bene, no, la faccio più che volentieri sta spesuccia, ragazzi. Ma proprio volentieri di brutto. Tanto ce l'ho un po' di soldini. Certo è che, ragazzi, io... Vi ricordate il dinosaurone di cui si parlava? Io quello lo vorrei. Però ho come l'impressione che sia impossibile. Ma poi non so se contava il mio ali. Ah, chissà, anche se arrivi al 120 ancora ti mancano le zone. Falle comunque perché sono belle e poi servono per le razze alleate. Sì, lo so. No, è mia intenzione farle. Assolutamente. Magari le facciamo mentre iniziamo a fare un po' di dungeon per equiparci bene. E magari iniziare a fare qualche dungeon eroico, eccetera, eccetera. Quindi nel mentre facciamo questo, comunque noi continuiamo le zone. Beh, no, le razze alleate le voglio sbloccare, assolutamente. Vale. Ciao Luigi. Ma la grande chissà quando regala i codici. Sì, perché effettivamente durante le serate iscritti e followers della domenica sera ho cominciato a regalare un po' di chiavi di gioco. Ma che bel posticino. Va bene, allora, adesso. Prima cosa, verifichiamo questa cosa della cartina. No, mercante d'amuleti fantastici. Cos'è? È roba buona, compa. Cosa? No, ma mi sa che non... Non me ne faccio niente di questa roba. Stiano con te, compa. Quale zona è del porto? Qui vedo un cuoco. Qui vedo un apprendista di Ximo. Ximo dice che non dovrei parlare con i clienti. E questo non ha alcun senso. Qui c'è il locandiere. Sta cartina dov'è che è? Perché purtroppo non lo posso sapere. Qua in questa zona non ci ho girato mai. Ho dei zandalari. Oltretutto Kul Krasan. Ma che... Curatore. Qua è pieno di bimbi. Credo che sia davanti alla nave. C'è un... no, lo so che c'è un punto esclamativo arancione a sud. Quello sicuramente. Ok. Proprio al porto. Va bene, mo ci andiamo. Emissaria della Brigata. Senti dell'Onore. Un cambiamento nell'aria. Ecco qua. Rivela diversi punti di volo dell'Orda Zandalar e Cultiras, però devi aver compiuto l'impresa ricognizione di Battle for Azeroth parte 1, che non so assolutamente cosa sia. Cassa di risorse di guerra contiene 500 risorse di guerra e costa 650 risorse di... No, questa non... Questa non me la spiego. Vabbè, comunque, per adesso la cartina non posso prenderla. Guarda Luigi che si diverte un sacco a fare il burlone. Allora, eccoci qua. Sembra che io non piaccia molto agli... La campagna di Cultiras. Il nemico sta affermando la sua influenza a Cultiras, reclutando nuovi alleati per combattere l'Orda.
Ah, questa per andare in un'altra zona, quella di Kul'Tiras stavolta. Ok. Vabbè, prima di tutto, ricorda che questa è una guerra. Non vinceremo nulla semplicemente aggiungendo gli Zandalari ai nostri ranghi. Dobbiamo schiacciare l'alleanza. Io e te guideremo le operazioni a Kul'Tiras. Prima però ci servono delle risorse. Risorse di guerra mi sa che ce l'ho. Per la Dama Oscura. Vedi di non farti ammazzare. Ma aspetta un attimo. Sì. Scusa un secondo, C'è un avamposto. Capogare chiede il tuo aiuto per conquistare avamposti nella Valle di Sacra Onda. Dove si fa la baia di Tiragard? Da dove iniziamo? Ma questo è sostanzialmente... Ecco. Sì, mia signora. Infatti, l'armamento della Banshee è pronta a partire. A queste fate dal 119 come questa line finale. Ok. Bene. Scegliete un luogo dove edificare il primo accampamento. Come va bene. Ok. E come si sbloccano allora le... Seguite e mandatemi i rapporti sui vostri progressi. Non ti deluderemo. Buon viaggio, mia signora. Arrivederci, Nathanos. Va bene, e quelle cose dei seguaci, delle cose, a me interessa sbloccare quelle. Di tavolo delle missioni del comandante, questo qui, come si sblocca? Vabbè. Ah, guarda, c'è Gallywix. Mi auguro tu sia... Lo gnomo, sì, il goblin grassissimo. Vabbè, mi pare di capire che qua non si possa fare. Devi avere almeno 100 risorse. Ma dovrei averci le risorse. A proposito, dov'è che si vedevano? Mi sono scordato dove si vedono le... Ah, la valuta. Risorse di guerra. Ecco, ne ho 74. Mannaggia la miseria. Vabbè, niente, quindi... Sì, va bene. Niente, quindi sono venuto qui inutilmente perché non posso fare assolutamente nulla. Perfetto. Ritorniamo. Sì, ma non è come Legion, anzi dopo un po' non serve a nulla. Ah, ok. Ecco, questo mi interessava sapere. Cioè, l'hanno un po' depotenziato rispetto a Legion. No, perché in realtà è una di quelle cose che a me è sempre piaciute. Mi è sempre piaciuta, però il brutto è che quando passi di espansione poi quella zona la abbandoni e praticamente non ti serve più a niente. Non fa niente, ragazzi. Andiamo a prendere quest'altro punto di volo, che è abbastanza importante. Solo che... Con che giro ci arriviamo? Ah, cacchio. Con che giro ci arriviamo? Mi sa di qua, sì. Mo che ero tornato là. Che stupido. Potevo prendere le professioni... Cioè, le professioni. Ammesso di poterle prendere in questa maniera. Ditemi un po' delle professioni, ragazzi, come si sbloccano? Perché io qua quando scavo non mi sale la... non mi sale assolutamente niente. Te rimango a 1 o 2. Sei a livello 200? No, è soltanto 112 per adesso. Però vabbè, cioè, non mi lamento. Ok, siamo arrivati qua vicino. Dovevamo ancora fare delle cose qua. Comunque, qualunque viaggio per sbloccare un punto di volo non è mai un viaggio a vuoto. Ah, Giuluaba mi ha detto dell'arrivo tuo. È bello vedere una faccia nuova da che ste parti. Tengo un problema e tu sei perfettamente in grado di reggere uno scontro. Che il gruppo di criminali assassini laggiù sta cercando guai e tengo bisogno di qualcuno che possa guardarmi le spalle. La verità è che tempo fa ero uno di loro, ma li ho abbandonati per cercare di rifarmi una vita onesta. Devo convincere Mojumbo e i lacchè suoi ad andarsene prima di causare i problemi agli altri esiliati. Non fidarti di nessuno. Ok. Salve, Gunpa. Andiamo allora. Là fuori.
più lento. Ma guarda un po', Razgaji, ve l'avevo detto che l'avremmo trovata a ca. Non ti stavi nascondendo ai vecchi amici tuoi, vero? Basta così, Mojambo, sono stanco di accidere e rubare per sopravvivere. Me ne vado per la strada mia. Hai finito? Sono io a decidere quando smetterai. Sai bene cosa succede ai disertori. Non tornerò con te. Voi teppisti credete davvero di poter resistere all'amica mia? Non iniziate uno scontro che non potete vincere. Mi occupo io di che la buffona elfa del sangue, capo. Nessun problema. Ah sì? No, per ora faremo come dice, ce ne andremo. Ma quando torneremo non saremo così generosi. Goditi l'ultimo giorno tuo, Razgaji. La prossima volta che ci vedremo sarà l'ultima. Per nulla minaccioso il tipo. Sì, Zagor mi sta facendo fare un botto di queste slegate dalla trama principale, ma credo che siano adeguate per fare un cammino abbastanza organico. Cioè, alla fine sono abbastanza soddisfatto dei giri che mi fa fare. Che cos'è? Mojambo tornerà con i servi suoi. Quando lo farà scorrerà del sangue. Ok, poi, bocche affamate da sfamare. Non teniamo molti rifornimenti al momento. Mojambo e la banda sua torneranno per finirci, ne sono certo. Senza cibo e rifornimenti, però, non troveranno nessuno da uccidere. Saremo già schiattati tutti. Il nostro cuoco sta cercando qualcuno per raccogliere rifornimenti e sfamare l'accampamento. Parla con lui e vedi se puoi trovare quello che cerca. Poi, la mandria di alpaca nostra si è persa stamattina. Potrebbe sembrare un problema secondario, ma la carne e il latte e gli alpaca sono fondamentali per la sopravvivenza nostra. Non sopravviveranno a lungo sulle dune. Parla con Mugjabu e aiutalo a trovarli prima che sia troppo tardi. Ah, altre quest qua. La nuova arrivata, eh? Hai scelto un brutto momento per unirti alla tribù nostra. Avresti avuto maggior fortuna a vagare alla ricerca di miraggi. La carne misteriosa. La banda di Mojambo starà pure tornando ad ucciderci, ma noi dobbiamo pur mangiare. E quando vivi in una terra desolata come questa, devi accontentarti di ciò che hai. A volte la carne fresca è difficile da trovare. Così mi è venuta l'idea per il mio famoso pasticcio di carne misterioso. L'ingrediente segreto è lo scarabeo stercorario, ma con i giusti condimenti non lo diresti mai. Le scorte di cibo nostre stanno per finire, per cui devi andare a caccia di scarabei il prima possibile. Mi sembra giusto. Pollo fritto di Vuldun. Hai mai provato il mio delizioso pollo fritto di Vuldun? Nemmeno io, probabilmente perché non ci stanno polli a Vuldun. In compenso ci stanno molti condor. Perché non vai a recuperarmi della gustosa carne di condor? Il segreto per un delizioso pollo fritto sta nell'arrostire la carne prima di friggerla, ma funziona solo se la carne è fresca. Ho intinto che ste frecce del grasso di alpaca. Se le appicci e le usi per abbattere che i volatili inizieranno a cucinarsi ancora prima di schiattare. Non fidarti di ma nessuno. Che senso ha? Vabbè, ok. Beni recuperati. Che cos'è? Borraccia arsa dal sole. Va bene. Sì, liberiamoci di un paio di cosettine. No, queste me le tengo. Le sabbie ingoiano i deboli. Quello aveva come qualifica ubriacone. Va bene. Nessuno merita questo destino. Un poco di alpaca. Ti manda Razgaji? Non capisco perché ci tenga così tanto. Quando Mojambo e la banda sua torneranno, schiatteremo tutti in ogni caso. Alpaca selvatici. La mandria di alpaca nostra è fuggita stamattina. Ora sono là fuori sulle dune. Se devo essere sincero, sono fortunati. Saremo tutti quanti morti quando Mojambo tornerà. Visto che ci tieni così tanto, prendi questo fischietto e usalo per radunare gli alpaca. Lo uso ogni giorno all'ora del cibo, per cui dovrebbero arrivare di corsa quando lo sentono. Va bene, cominciamo a tritare, va. Condor grassottello. Yeah.
sono un idiota. Devo usare l'arco. Devo usare l'arco proprio direttamente. Però un paio alla volta si possono prendere comunque, ok. Solo che mi devo sbrigare a ucciderli. Immagino che valga solo finché è attivo. Ok, perfetto. Che è? Ah, squarcio. Vabbè, senti, poco male. I condor qua ce ne stanno pure a terra, il che va benissimo. Perché posso fare così. Così. Non posso ancora usare questo gioco. Ok, sono 4. Ma no, questa è avvoltoio. No, questa è un'altra cosa. Ah, buona pausa cena, Sauta. Grandeeroe 05, grazie mille del follow. Ok. Gli ultimi due. Sti cacchio di condor. Bene. Ah, già così? Ok, già mi fa riconsegnare questa. Da Ganderoe, fai gold making e stiamo ancora livellando prima di concentrarci sul guadagnare un po'. Voglia ancora. Con Azeroth è fino al massimo, almeno al momento, che è 120. Ok, non sarà pollo ma è pur sempre cibo. Con un po' di condimenti nessuno si accorgerà della differenza. D'altronde tutto sa di pollo, no? Mi sembra giusto. E questi? Ah, esiliati zandalari sono... Ok. Aspetta però. Ah. È lì questo. Vabbè, a sto punto. Aspetta. Maledetto. Scusa, eh. Vabbè dai, meglio di niente. Ma su Voldoom poi esiste una manta che vale 200k? Non lo so ragazzi, questa è la mia prima esperienza con Battle for Azeroth. Tantissime altre cose non le so. La pelle è diventata secca e rovinata dal sole, ma le scorte all'interno sono per lo più intatte. Non si sa quale terribile morte abbia colpito colui che una volta ne era proprietario, ma rifornimenti come questi sono molto richiesti dagli esuli. Il deserto ha reclamato molte vite, forse ci sono altri rifornimenti recuperabili tra le dune. Ok.
Un secondo. Non è ancora pronto. Ok. Perfetto, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vabbè, con questi siamo a buon punto. Io so che in BFA esiste un amante che vale 200k, ma non so dove. 120? Ciao zio Ciccio, ben trovato. Rifornimenti vari ed eventuali potrebbero essere... Effettivamente... Scusa, ma questo non era il... Vabbè. Era dove l'ho presa la quest? Forse no. Forse mi sbaglio io. Ma dai, la cosa positiva è che ce ne sono un bel po'. Alcuni alpaca però mi attaccano, maledetti. Alpaca, vai via da qui. No, non finire, non finire sopra, non finire sopra. Ecco. E siamo al 113, ragazzi. Allora, intanto abbiamo finito l'interiore di sterco orario e va bene. Ma però mancano i rifornimenti. Nella fattispecie qua ne mancano 6. Purtroppo non sono pochissimi. Ho la live mutata che sono in discordo con la Gilda a fare live col meno. Ho sbagliato a taggare. Ah, domanda del level cap? Ok, non ti preoccupare. A parte che se hai la live mutata non puoi sentirmi. A Voldun comunque si farmano le mount iena e alpaca, ok. Cos'è questo? Asse pericolante, cos'è? No, no! No, 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 dove mi ha portato? Ma che... Vabbè. Beh, ci sono rimasto un attimino perché boh, è una cosa un po' assurda. Dicevamo. Maledizione eterna di Zemlam. Ah, ah no, è una cosa di una zona, nello specifico. Ok, 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 ok. Ok, eccone qui uno. Ok, ne mancano solo altri due. Questo io lo eviterei. Eccone un altro. Ciao cappellaio matto, ben trovato. Sì, sì, tutto a posto più o meno. Questa dobbiamo consegnarla, a quanto pare.
che ti serve? Vai. Sembra che tu abbia recuperato la maggior parte della mandria. Bel lavoro, anche se Mojambo e i compa suoi ci accideranno nel sonno e si piglieranno le alpaca per loro. Mamma mia, quanto è negativo questo però. Tranquilli, tranquilli, ci sono io. Nessuno vi farà del male. Nessuno merita questo destino. Tieni ingredienti misteriosi per il pasticcio di carne misterioso. Guarda che intestini succosi. Avremo abbastanza pasticcio a sfamare l'intero accampamento. Che buono. L'apprendista dello chef, Sesai Jin, rovista dai suoi ingredienti di cucina, frustrato. Dove sta Junji? L'ho mandato a cercare le uova di avvoltoio, ma non è più tornato. Si ferma per un momento. Continuava a parlare delle dimensioni delle uova dei saurolischi che si trovano lungo il fiume, ma che i lucertoloni sono troppo pericolosi per un uaglione. Non può essere stato così sciocco. Se davvero è andato nel territorio di riproduzione dei saurolischi, potrebbe già essere schiattato. Trovalo prima che sia troppo tardi. Non fidarti di nessuno. Sembra mettere segue, sarebbe un problema per lui se le lucertole lo trovassero prima di te. In effetti. E anche sopravvivere in una terra desolata, vai. Vedo che hai deciso di recuperare un po' di roba e sei tornata viva. Metteremo questi rifornimenti a disposizione della tribù. Tieni la gratitudine mia. Vedete che ti sei rinfognato in WoW, sentite che sei sempre aggiornato. Novità da Ubisoft, la riuscita di remake di The Settlers. Purtroppo no. È una di quelle cose di cui non si sa un piffero di nulla. Almeno per adesso. Allora, se vuoi sapere di più sull'alpaca, stai nel posto giusto. Su tutto quello che ci sta a sapere. Ah, l'ultima risata di Ringhiadenti. Non dobbiamo preoccuparci solo della banda di Mojambo, ma dobbiamo tenere gli occhi aperti pure di notte, a causa dei frequenti attacchi da parte delle iene. La più pericolosa è Ringhiadenti. Tende le imboscate di notte ridendo maniacalmente mentre massacra le prede sue. Ho bisogno che tu accida quella bestia una volta per tutte. La tana di Ringhiadenti sta poco più a sud dell'arena nel bacino arido. A posto. Attenzione, qua c'è un nemico raro. Chi è? Cos'è? Oh oh oh. Eccola va. Devo avvicinarmi. Perfetto, vai. Oh, che è fiorellino avvizzito. Grazie a Dio c'è questo che fa la sua parte, direi. Molto bene. Cosa abbiamo qui? Oh! Ne è valsa la pena. Dicevamo? Sì, entrare nell'edificio. Non mi ingannate, saurolischi, so che siete là fuori che aspettate solo di mangiarmi. Ma aspetta, tu sei un elfa del sangue, ti prego, portami via da qua. Ma qua dentro? Saurolischi selvaggi, aiutami, ti prego, sto in trappola e non riesco a uscire da solo. Sono venuto a qua per raccogliere uova, sapevo che era una cattiva idea, ma pensavo di potermi intrufolare e rubare le uova prima che i saurolischi se ne accorgessero. Mi sbagliavo. Mi sono nascosto in questa cassa per evitare di essere divorato. Puoi liberare la zona dei saurolischi e dirmi quando è sicuro uscire? Ti prego, non lasciarmi a casa. Ma che tristezza. Le uova di saurolisco sono le più buone del deserto. Non che io le abbia mai assaggiate, ma guarda quanto sono grandi, sono enormi. Più grandi sono, meglio è, giusto? È proprio così che funziona. Se torno all'accampamento a mani vuote, Sesai Jin mi ucciderà. Dobbiamo pigliare qualche uovo. Tu sembri più esperta e saggia di me. Raccogli le uova così potremo portarle all'accampamento e tutti potranno mangiarle. Non preoccuparti per me, aspetterò a ca. Non saprei comunque dove altro andare. Giustamente. Va bene, allora, ragazzi, io vi dico intanto... Direi di fare un attimino di pausa. Ok? Veramente un attimo. E dopodiché ricominciamo. Quindi mi raccomando, non andate via, rimanete online, perché ci rivediamo tra pochissimo. Ok? Quindi
mentre sono via, non dimenticate di, ovviamente, di iscrivervi, di seguirmi qui su Twitch, di pigiare quel bel cuoricino se non l'avete ancora fatto, di abbonarvi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, e se state guardando questo video su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like. Qui sotto trovate comunque tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di World of Warcraft e anche il link per acquistare Battle for Azeroth e il tempo scontato di gioco su Instant Gaming. Se lo fate attraverso questo link, aiutate, supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A tra poco.